Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi andiamo a parlare di tropicalizzazione fotografica. Andiamo a capire insieme che cos'è, perché conviene acquistare una macchina tropicalizzata o non tropicalizzata, quali sono i vantaggi, ma soprattutto cerchiamo di capire perché le grandi case e le grandi aziende fotografiche non forniscono il valore della tropicalizzazione, ovvero il valore IP. Quando andiamo ad acquistare una fotocamera o un obiettivo tropicalizzato, significa che stiamo andando ad acquistare un dispositivo elettronico che ci protegge da determinate condizioni atmosferiche, quali in particolare vento, pioggia, freddo, caldo. Però io mi domando, qual è la pioggia che mi protegge oltre la quale non devo andare? Non è che piove sempre uguale, a volte piovigina, a volte piove più forte, a volte meno, a volte di lato. Quindi le aziende, i grandi marchi dovrebbero fornire questi valori, perché si può fare, c'è un numero. Non capisco perché la tropicalizzazione in fotografia non deve essere misurata. E qua secondo me c'è sotto un inganno, c'è la volontà di vendere un prodotto che in realtà rispetto al non tropicalizzato non dà valore aggiunto se non minimo. Questa ragazzi però è una mia supposizione, non ho fatto un test, non ho acquistato una macchina tropicalizzata e una macchina non tropicalizzata e non le ho confrontate, non ho fatto questi test. Però siccome loro e le grandi aziende sicuramente avranno fatto questi test, date anche il valore. Ho scaricato dalla rete una delle tante tabelle che parlano di IP, quindi di protezione agli ingressi. Andiamola a studiare insieme. L'IP si divide in due grandi categorie, una protezione verso i solidi e protezione verso l'acqua. E i valori variano da 1 a 6 per i solidi e da 1 a 8 per i liquidi. Quando noi troviamo la scritta IP, il primo numero sta a indicare i solidi e il secondo numero sta a indicare la protezione all'acqua. Tabella alla mano, adesso che abbiamo capito come si calcola l'IP, come funziona, cerchiamo di intuire che valore IP hanno le macchine fotografiche, ovvero quello che non dichiarano. La prima colonna, come abbiamo detto prima, sono i solidi. IP1 direi proprio di no, perché significa passare con una mano. IP2 con un dito direi proprio di no. IP3 con un cacciavite direi proprio di no. IP4, che è la protezione a un filo, a un conduttore, a un cavo, direi proprio di no. IP5 sta a indicare, e secondo me noi siamo in questo caso, che passa la polvere, perché la polvere passa all'interno della macchina fotografica, oppure IP6 che è protetta dalla polvere. In teoria la differenza dovrebbe essere questa, ovvero IP5 per una macchina non tropicalizzata, IP6 per una macchina tropicalizzata. Ora andiamo a studiare i liquidi. IP1 significa che cade la pioggia verticalmente, IP2 di lato, IP3 che è protetta dalla pioggia laterale, IP4 che gli viene buttata la pioggia da tutte le parti, diciamo, IP5, IP6 e andiamo avanti con IP7 e IP8 sono in caso di immersione del corpo all'interno dell'acqua, e direi proprio che non è questo il nostro caso. Secondo me siamo che la parte della macchina fotografica non tropicalizzata è IP1, perché in teoria se prendo questa macchina fotografica con la quale sto facendo adesso il video e la metto sotto l'acqua, secondo me non funziona più. Tropicalizzata, in che condizione siamo? Escludiamo le altre che mi sembrano troppo estreme. Secondo me ce la giochiamo tra IP1, IP2, IP3 massimo, non lo so. Se io la prendo una macchina tropicalizzata e arriva la pioggia di lato, è protetta? Non lo so. Ora che abbiamo capito che più o meno la differenza è questa, quindi una macchina fotografica non tropicalizzata è un IP51, presumo che una macchina fotografica tropicalizzata sia un IP62. Dichiaratelo, ditelo, cara Canon, Nikon, Sony, ce l'ho con tutti voi. Ditelo, dichiarate qual è il valore di tropicalizzazione della vostra macchina fotografica, perché voi questi test li fate. Se voi non dichiarate questo valore, sembra quasi stiate truffando l'acquirente. Ok ragazzi, fatemi invece sapere la vostra, se anche voi acquistate macchine tropicalizzate, non tropicalizzate, se è un dettaglio che guardate quando acquistate un determinato apparecchio elettronico. Scrivetelo nei commenti, continuate a seguire il mio canale, seguite la mia pagina Instagram e ci vediamo presto con nuovi video.